Incontriamo oggi il dottor Antonino Cera, psicologo e psicoterapeuta, esperto di coppia. E abbiamo dato un titolo un po' simpatico e paradossale, ossia Disposi la suocera? E parliamo oggi del ruolo determinante e anche a volte scomodo che può avere la suocera all'interno del matrimonio. E come si possono rapportare gli sposi a questa presenza che può risultare anche abbastanza difficile da gestire? Certo, paradossalmente potremmo dire che sarebbe simpatico se potesse avvenire un matrimonio tra socia e dimora, anzi tra suocera e genero, e tra nuora e suocera. Sarebbe simpaticissimo, però ovviamente è un fatto di soluzione ideale. Il padre accompagna la sposa all'altare, se ci si sposa in chiesa, e poi lì avviene il passaggio. Questo passaggio, ci auguriamo possa essere, diciamo, più benevolente possibile, spesso non è così fortunato, Quali sono le dinamiche che scattano? In questo caso prendiamo per esempio il ruolo del figlio e madre, quindi suocera. però. Io, ma ecco, diciamo che se parliamo, la madre pensa di sposare lei, quindi ovviamente annulla completamente o tende a squalificare, sempre che appunto non abbia un rapporto di empatia e che non ci sia stato un processo di mediazione prima e di organizzazione del figlio, pensa di sposare lei il figlio, quindi scalzerebbe molto volentieri la nuova, per quello che accade ovviamente da noi. Ovviamente il compito del figlio sarebbe quello di arginare l'intervento della madre, l'abuso di potere e lo sconfinamento della madre. Quindi il tema che andiamo causa sicuramente i confini, il tema dei confini, la capacità di definire un confine e di gestire. Quindi questo lavoro dovrebbe cominciare naturalmente prima rispetto alla data Perché poi, essendo un momento così stressante, come tu mi insegni, nella scala appunto delle situazioni stressanti, è una, diciamo, delle più stressanti. quindi ovviamente un lavoro preparatorio sarebbe idealmente iniziato. Da parte degli sposi. Sì, da parte degli sposi, ovviamente siccome l'intervento delle mamme in una società diciamo mammista come la nostra potrebbe creare un problema, un danno all'evento stesso E e creare quindi problemi anche alla wedding planner, no, io no, ovviamente. stavo per dire questo, cioè sarebbe auspicabile che intervenisse una persona terza diciamo, a gestire obiettivamente, in quanto che mi sta accadendo una volta ultimamente, a gestire diciamo, obiettivamente le dinamiche che scaturiscono. Ma non dovrebbe essere solo preparata tecnicamente nell'organizzazione dell'evento, la riuscita Degli del posto, allestimenti degli piuttosto assimetri, che. così, ma anche dal punto di vista psicodinamico e quindi saper gestire le dinamiche relazionali che Sia scattano prima tra che durante. i parenti, a tutti i parenti. Cioè, le solite dinamiche che scattano in questi casi. Noi potremmo dire più solo è l'evento migliore sarà la riuscita. Quindi gli eccessi sarebbero evitati, però questo lo dico io, poi a fare il suo lavoro, indipendente da quello che sto dicendo. Perché poi rispecchia la volontà degli sposi per quanto possa consigliare. Certo, deve anche contestualizzare il suo lavoro, però io auspicherei che la persona tecnicamente preparata l'organizzazione dell'evento abbia anche una conoscenza approfondita delle dinamiche relazionali che scattano normalmente nei rapporti, soprattutto tra familiari. Quanto è importante coinvolgere la suocera all'interno dell'organizzazione, oppure non coinvolgerla proprio? Assolutamente non coinvolgibile la suocera, perché la suocera o la madre, insomma, Le sono figure due. sono le donne che diciamo iniziano Eh ad sì, entrare no, perché nel merito. normalmente caso probabilmente si confonde diciamo il contesto come se fosse la casa e quindi la madre pensa di sposare lei e qui anche il paradosso del titolo della cosa che stiamo presentando, pensa di sposare lei quindi scalzerebbe tutti, dovrebbe essere la regina dell'evento, in realtà andrebbe relegata al suo ruolo semplice, pure semplice minimalista di essere madre in un evento del genere.
diciamo, è chiamata in causa soltanto se perfettamente in empatia con l'evento, è assolutamente autonoma e autonomizzante il figlio. Convengo sul fatto che ovviamente bisogna giungere comunque preparati anche da questo punto di vista del momento del genere, perché l'atto distruttivo potrebbe avvenire nel momento più importante, a sorpresa, e quindi chiaramente, distruggere l'evento, e quindi bisogna essere preparati e prevenire piuttosto che curare. E se poi intervenire a gamba tesa, arrasando il calcio, faccio un danno incommensurabile. Io ti ringrazio e ricordo inoltre, per chi volesse contattare il dottor Nocera, lasceremo i riferimenti subito dopo l'intervista, o potrà contattarlo tramite la redazione. Ricordo l'ultimo lavoro del dottor Nocera, il suo nuovo libro che è Viaggio tra corpo e psiche. Lo potrete trovare appunto sempre tramite la redazione o contattandomi personalmente o contattando te, Antonio. Sì, ringrazio e allora arrivederci se ci saranno altri eventi di questa spessore. Grazie.